Mobilità garantita è il progetto di cui vi vogliamo parlare oggi. Siamo a Roccalumera, un progetto che riguarda prevalentemente gli anziani, quanti non possono deambulare. Si sono messi insieme, si sono convenzionati i comuni di Roccalumera e Furcisiculo e attraverso una sinergia con i privati si è riuscito a fare ciò che per tanti anni era stato auspicato, ma non si era riuscita a farlo. Sindaco, di cosa si tratta? Gaetano Argiroffi è il primo cittadino di Roccalumera. Si tratta di un progetto che è stato avviato insieme dal Comune di Roccalumera e dal Comune di Furcisiculo, coinvolgendo tutte le attività, parte delle attività commerciali, artigianali, industriali che ricadono su tutti e due i comuni e che con la loro collaborazione si è permesso di avere in comodato d'uso questo mezzo che serve per il trasporto non solo per delle persone disabili, ma anche delle famiglie che devono fare qualche terapia o qualche visita fuori dal nostro ambito territoriale, a Messina per esempio, e quindi non hanno le condizioni economiche per poter andare da sole e quindi possono usufruire di questo cosiddetto taxi sociale. È un mezzo che serve per garantire una mobilità alle persone che hanno delle particolari difficoltà, non solo fisiche di deambulazione, ma anche alle famiglie che non sono in condizione di poter fare da sole, o anche gli anziani. Quindi questo è un progetto, un'iniziativa che spero si possa anche allargare ad altri progetti, grazie alla collaborazione delle imprese dei due comuni di Roccalumera e di Furci. Tra poco questo mezzo sarà benedetto, ve lo facciamo vedere anche dall'interno, lo stiamo notando, si tratta di un mezzo, possiamo definirlo multiuso, insieme al sindaco Argiroffi che ci ha spiegato nei dettagli quello che è il principio intanto di questa iniziativa. C'è anche il primo cittadino di Furci, Matteo Francilia. Sindaco, una convenzione che può essere l'inizio di un nuovo percorso fra i due comuni. Sì, in realtà intanto buongiorno a tutti. È un percorso già avviato, quello tra il comune di Furcisiculo e il comune di Roccalumera. Come sapete già abbiamo il centro comunale di raccolta che viene utilizzato sia a Furcisiculo che a Roccalumera dai cittadini sia di Furcisiculo che di Roccalumera. Ecco, noi crediamo molto nel portare avanti appunto il progetto dei servizi in comune. Per ciascun comune, quindi ogni cittadino potrà usufruire di questi servizi. Nel caso specifico, questo è un progetto straordinario che vede il coinvolgimento appunto dei privati. La sinergia pubblico-privata è di fondamentale importanza. I cittadini che hanno delle difficoltà motorie, che hanno delle disabilità, piuttosto che gli anziani, se hanno bisogno, per esempio, di fare una visita medica a Messina e non hanno la possibilità di raggiungere Messina e quindi hanno delle difficoltà perché magari qualche persona anziana può avere qualche difficoltà a deambulare piuttosto che un'altra persona può essere per esempio sulla sedia a rotelle. Attraverso questo mezzo si potrà raggiungere tranquillamente una clinica, un ospedale e potranno avere la possibilità di raggiungere i luoghi che per cercare di migliorare le proprie condizioni di vita. Quindi ci Quindi sarà del personale anche a disposizione per il trasferimento sì, il tutto verrà, l'autista. ci sarà l'autista, il tutto sarà seguito chiaramente dal nostro ufficio servizi sociali, sia del comune di Furcisiculo che di Roccalumera. È importante perché si dà un servizio fondamentale appunto al territorio, alle persone che hanno maggiori difficoltà e questa deve essere la base della politica appunto di un comune. Ed è importante soprattutto perché attraverso questo progetto di coinvolgimento appunto dei commercianti del territorio e quindi la sinergia pubblico-privata si possono lanciare anche altri tipi di iniziative per portare avanti insieme il nostro territorio. Grazie al sindaco Francilia. Sindaco, questo è frutto anche di una sinergia con i privati. Sì, e appunto in questo progetto sono stati i principali attori sono i privati, sono le aziende che operano sul nostro territorio comunale e su quello di Furcisiculo. E grazie a loro che intendo ringraziare per la loro partecipazione a questa nostra iniziativa, a questo progetto, che oggi abbiamo questa realtà, una realtà che sicuramente fa onore alle due città di Roccalumera e di Furci e che spero possa essere l'apripista di altri progetti che si possono attuare soprattutto nel settore dei servizi sociali. Quindi un grazie di cuore a tutti coloro i quali hanno permesso che questa iniziativa potesse
essere portata alla Curuci. Grazie, grazie Sindaco. Fra poco ci sarà anche la benedizione del mezzo e c'è Miriam Masmundo che è l'assessore ai servizi sociali del comune di Roccalumera. Ci è stato spiegato nei dettagli dai sindaci questo tipo di servizio, un servizio. C'è anche l'assessore al comune di Furci, ecco, si avvicina, sono due donne entrambe e si sono impegnate per questo servizio. Dicevo, ci è stato spiegato nei dettagli, mi pare che sia questo il punto di partenza di una sinergia che per quanto concerne i servizi sociali diventa di fondamentale importanza. Stiamo vivendo dei momenti particolari, però gli anziani, i più deboli, chi non riesce a deambulare, per voi sono in prima fila da servire. Assolutamente sì, il progetto di mobilità garantita è infatti il risultato della sinergia tra pubbliche amministrazioni, ma anche il risultato della sinergia tra pubblico e privato. Un risultato che abbiamo appunto potuto realizzare grazie alla sensibilità e alla generosità degli sponsor, cioè le attività commerciali che hanno sponsorizzato il mezzo e quindi hanno creduto nel valore sociale, nel valore etico-sociale del progetto. Ma un risultato che abbiamo potuto realizzare anche grazie alla collaborazione con il comune di Furci Siculo che ha accolto con entusiasmo l'invito a partecipare in qualità di partner al progetto di mobilità garantita. Un risultato anche che abbiamo potuto realizzare grazie al coinvolgimento da parte della società PMG a questo progetto di grande utilità sociale che ci consentirà di soddisfare le esigenze legate alla mobilità delle fasce più fragili della popolazione, anziani e soggetti con difficoltà motorie. Ed un risultato che abbiamo potuto realizzare anche grazie alla competenza e alla professionalità dell'Ufficio dei Servizi Sociali ed in particolar modo della dottoressa Angelica Caspanello che ha curato tutto l'iter procedurale iniziato con l'adesione al progetto e che si è concluso oggi con la consegna del mezzo appositamente attrezzato per il trasporto delle persone diversamente abili. Grazie, grazie Miriam Masmundo. A Daniela Mercurio invece chiediamo l'importanza adesso dei privati che tra virgolette investono nel pubblico, ma investono nel sociale. Sì, sicuramente per noi è stato un grosso risultato quello raggiunto. Non nascondo che inizialmente quando ci è stata proposta questa nuova attività legata proprio a questa sorta di taxi sociale, inizialmente qualche perplessità l'ho avuta perché nel periodo storico che stiamo vivendo sicuramente i commercianti sono le categorie più colpite dall'emergenza sanitaria, per cui qualche perplessità nel richiedere delle somme per sponsorizzare questo doblò inizialmente l'ho avuto. Invece i commercianti hanno risposto con grande entusiasmo, questa dimostrazione del fatto che comunque quando si parla di solidarietà sostenibile, i cittadini sono sempre al primo posto, si mettono in gioco e non hanno paura di affrontare delle spese, per cui un plauso va sicuramente a loro che hanno deciso di investire in questo momento così particolarmente gravoso anche per loro. In un'ottica proprio di collaborazione tra pubblico e privato, speriamo che questo sia soltanto l'inizio di una collaborazione continua e costante nel tempo. Grazie, grazie a Daniela Mercurio. Adesso è il momento della benedizione del mezzo, ad impartirla sarà Padre Santino Caminiti, parroco della Chiesa Santa Maria della Catena. Stiamo vedendo anche le targhe che saranno fra poco consegnate. Noi seguiremo ancora per qualche istante in diretta la benedizione del mezzo, che al momento si trova nella piazza antistante il palazzo municipale di Roccalumera. Lo ricordiamo, un mezzo che è immediatamente disponibile per gli anziani di Roccalumera e Furci che ne hanno bisogno. Adesso la benedizione. E con il rito della benedizione noi ci congediamo da Roccalumera e chiudiamo qui questa diretta. Grazie ai lettori di Tempo Stretto
che ci hanno seguito da Rocca Romera, da Carmelo Caspanello. È tutto. Alla prossima, arrivederci.